paradosso del tempo post 1989 sta anche nel fatto che è un tempo che continuamente si sostanzia della retorica dell'individuo, finalmente libero dalla credenza in Dio, finalmente libero dalle comunità di dell'anti del passato, e poi questo individuo finalmente libero, guarda caso, precipita in fughe verso il conformismo e l'omologazione, precipita nella situazione paradossale in cui l'individuo, sempre esaltato, è nulla al cospetto della produzione, al cospetto dei processi sistemici che ne fanno una pedina puramente eterodiretta. Poi in questo scenario sono d'accordo con quello che si è detto e mi sento di definire la prospettiva che porto avanti nel libro come una forma di nostalgia per il futuro, da un certo punto di vista. Concordo pienamente con il vostro, credo fosse tratto da Paul Valéry, non c'è più il futuro di una volta. Il guaio del nostro tempo è che non c'è più il futuro di una volta, per cui certamente, perché le epoche precedenti, in particolare le generazioni di poco anche precedenti rispetto alla mia, che invece è una generazione tragicamente condannata a essere ergastolana da un certo punto di vista del presente a livello immaginativo, le generazioni precedenti invece vivevano di prospettiva, di aspettativa, erano generazioni fecondamente anche utopiche, in grado di colonizzare il futuro con progetti trasformativi con i quali dare senso al presente e alle loro lotte nel presente. Se invece si comincia a pensare, e in ciò si verifica soprattutto, io credo, il trionfo del discorso del capitalista, se si desertifica l'immaginabilità di futuri alternativi, il presente stesso viene concepito come un destino inemendabile, nella gabbia d'acciaio di cui si diceva prima, che deve essere accettata non perché sia in sé giusta e buona, ma perché semplicemente si pensa che non ci sia un possibile esito rispetto alla gabbia stessa.